molte date sold out per la 49esima edizione di Pescara Jazz e i suoi appuntamenti iniziali all'Arena del Porto Turistico di Pescara. Il pubblico ha apprezzato le virtuosistiche esibizioni del fuoriclasse Enrico Rava alla tromba, accompagnato da un incredibile Fred Hirsch al pianoforte. Non mi considero neanche un trombettista, io mi considero come fossi un cantante. Difatti non ho studiato lo strumento in modo ortodosso, ho imparato da solo e per molto tempo mi interessa soprattutto ottenere avere certe emozioni più che fare chissà che cosa con lo strumento. Quindi ho puntato tutto su quello più che sulla tecnica. Lunghi applausi anche per i giovani e talentuosi componenti del Christian Mascetta Trio. Ancora emozioni per il pianoforte di Carlo Morena, seguito dal quartetto guidato da Franco D'Andrea e Dave Douglas, esibizione anticipata per la concomitanza della finale degli Europei di calcio. Sonorità latine e contaminazioni musicali per la grande performance della Colors Jazz Orchestra con la chitarra del brasiliano Chico Pinheiro e la direzione di Massimo Morganti. Prossimi appuntamenti tutti al Teatro D'Annunzio, oggi 15 luglio con i Funk Off, ma senza Gino Paoli, assente per motivi di salute. A seguire domani Kenny Barron All Star Quartet featuring Jonathan Blake e il 17 luglio sul palco la Medit Orchestra di Angelo Valori in Scugnizzi, le canzoni del Sud e Danilo Rea con il suo tributo a Fabrizio De André.